saluto il nostro ospite Agostino Di Maio, direttore di Assolavoro, l'associazione delle agenzie per il lavoro. Allora, anzitutto le chiedo come si stanno riorganizzando le agenzie per il lavoro. Sono aperte, tanto per cominciare? Sì, dopo il decreto di ieri sera del Presidente del Consiglio dei Ministri, le agenzie sono autorizzate ad operare laddove forniscano i propri servizi alle aziende che sono a loro volta autorizzate ad operare. Quindi noi siamo aperti laddove serviamo, siamo aperti sia fisicamente sia in smart working, perché il nostro obiettivo è quello di fornire alle aziende che oggi sono impegnate in questa dura battaglia tutte le persone che servono con le giuste competenze, sempre ovviamente nel rispetto delle garanzie dei nostri lavoratori, che sono il nostro capitale più importante. E allora voi adesso registrate un boom di un certo tipo di richieste, come vi organizzate per rispondere a questo boom di richieste? Nel frattempo dovrebbe esserci di nuovo in linea Francesco Ventimiglia. Francesco, ci sei? Di nuovo. Allora bentornato, e sentiamo Di Maio, poi ti do la linea. Sì, diciamo che le agenzie stanno continuando a offrire i propri servizi lungo due direttrici. Una è quella, diciamo, di carattere consulenziale. Aiutiamo le imprese anche dal punto di vista burocratico, amministrativo, stanno aprendo le casse integrazioni, hanno bisogno di un supporto di questo tipo. E poi soprattutto stiamo offrendo il personale che viene richiesto. In questo momento noi ovviamente registriamo un calo molto importante della domanda da parte delle imprese, però ci sono alcuni settori che chiedono persone. Sono in particolar modo i servizi, per esempio logistici, relativi alla distribuzione delle merci, le attività sanitarie, ospedali, cliniche, anche i discount alimentari, l'attività di assistenza alle famiglie, i grandi magazzini, gli ipermercati, i servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi. Anche la logistica chiede il nostro supporto. Ricordo che la logistica è un asset fondamentale in questo momento del paese, perché dobbiamo garantire ai cittadini i beni di cui hanno bisogno. Forniamo anche persone per la raccolta di rifiuti solidi urbani. Ricordiamo, quando si parla di logistica si parla anche, insomma, di smistare le merci che poi arrivano nelle nostre case anche con la consegna a domicilio, giusto? Quindi è molto importante in questo momento. Assolutamente questo. E stiamo anche fornendo personale nell'ambito dei servizi informatici, perché ricordo che in questo momento anche, come dire, le nostre strutture informatiche, le connessioni sono sottoposte, come dire, ad uno stress importante, e stiamo, come dire, aiutando anche quel settore. Anche i call center, intesi come la capacità di rispondere alle telefonate delle persone da parte di soggetti pubblici, ci vede in prima linea nella fornitura delle persone che vengono richieste. È un momento di grande emergenza, il settore sta rispondendo con la capacità, la flessibilità e la tempestività che in questi 20 anni ha sempre dimostrato di possedere, e stiamo stringendo i denti tutti. Certo. Francesco Ventimiglia, mi sentite? Ciao, sì, ti sentiamo, sì, a te la parola. Bene. Volevo sapere dal dottor Di Maio una cosa, perché molti di questi settori stanno chiedendo anche personale molto specializzato. Ecco, il mercato del lavoro ha a disposizione queste professioni così fortemente preparate, professionisti in grado di rispondere a queste domande, o ci sono ancora le famose carenze formative? Ma è chiaro che le carenze formative ci sono, rimangono, e nei momenti di emergenza emergono in tutta la loro straordinaria drammaticità. Questo paese, già, come dire, in tempi di pace, aveva tre grossi elementi di crisi: un sistema formativo incapace di fornire le competenze che servono, un sistema educativo lontano. Questo è il solito problema, insomma, il solito problema. Ed è chiaro che questi problemi in questo momento vengono accentuati. Noi nel nostro settore abbiamo un ente di formazione, si chiama Formatem, che eroga oltre 200 milioni di euro di formazione l'anno per fornire le competenze che servono. È una piccola goccia in un grande... Sì, però in un momento così di emergenza ovviamente il problema è quello di trovarli già formate le professioni. Senta, quante di queste richieste vanno a buon fine?
Guardi, dipende ovviamente dal tipo di competenza che viene richiesta e dal livello di specializzazione. Non possiamo fare una media che vada bene per tutti i profitti, diciamo una buona parte. Tant'è che in questo momento noi abbiamo dei picchi di placement, come diciamo noi in gergo, cioè di persone che vengono avviate al lavoro. I contratti più utilizzati immagino siano ancora quelli a tempo determinato. Non solo, nel nostro settore ormai i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie per il lavoro sono oltre 100.000, quindi noi assumiamo... Stiamo parlando però di questo momento, stiamo parlando di questo momento. Nel momento in cui la professionalità è elevata e quindi viene richiesta dal mercato, noi assumiamo le persone in questo momento anche a tempo indeterminato, proprio perché vi è una carenza di figure professionali e quindi abbiamo bisogno di tenere con noi e fidelizzare le persone quanto più possibile. Di Maio, ci può dire come è possibile candidarsi per un ascoltatore che sta sentendo questa possibilità? Sì, Asso Lavoro, che è l'associazione che rappresento, ha un sito, l'indirizzo è www.assolavoro.eu, nel quale sono presenti gli indirizzi email di tutte le agenzie associate ad Asso Lavoro. E quindi è possibile raggiungere ciascuno? Sì, si possono raggiungere le singole agenzie e candidarsi. Bene, io volevo aggiungere solo un'ultima cosa, Stefano. Dimmi, Francesco. Volevo aggiungere che ovviamente anche i centri per l'impiego pubblici stanno cercando delle figure di questo genere. Il problema dei centri per l'impiego pubblici è che sono, essendo assoggettati e gestiti dalle regioni, hanno andamenti diversificati. Ad esempio ci sono alcune regioni che li hanno chiusi. Altri danno servizi e assistenza solo su prenotazione, altri addirittura invece fanno servizi del tutto regolari. Questo in base alle delibere regionali. Quindi chi vuole sapere di più può fare riferimento alle regioni e poi da lì avere informazioni su quanto stanno facendo anche i centri per l'impiego. Partendo dai siti internet delle amministrazioni delle regionali. Regioni, esattamente, delle regioni. Grazie mille a Francesco Ventimiglia per questo focus e grazie a Agostino Di Maio di Asso Lavoro.